progetto Switch to Healthy a Maddaloni, la promozione della dieta mediterranea e dei suoi valori materiali e immateriali. Andrea De Filippo, sindaco del comune di Maddaloni. Cosa possiamo dire? E soprattutto siamo contenti anche di questo risultato in una scuola periferica di Maddaloni, così ricca di complessità ma anche di opportunità. Sì, devo dire che la Brancaccia è una scuola che, grazie anche alla sapiente direzione della dirigente Suppa, Rosa Suppa, produce dei risultati straordinari, soprattutto di inclusività, di condivisione, di solidarietà, di inclusione all'interno di percorsi scolastici originali e stimolanti come quello di oggi. E devo dire che i nostri bambini, insomma, di una seconda elementare hanno vinto il premio istituito dalla Regione Campania per il migliore spot. È l'espressione del fatto che il sistema scolastico ha una funzione fondamentale per l'educazione alimentare, nella fattispecie, per la riscoperta dei nostri sapori, della bontà delle abitudini alimentari tipicamente mediterranee, che sono, dicono, prodromiche ad un'esistenza più lunga e più sana, ma anche in moltissimi altri comparti, al fine di formare dei giovani che possano diventare cittadini adulti e consapevoli e responsabili del domani. Io sono fiducioso perché ritengo che le nuove e le nuovissime generazioni abbiano tutte le potenzialità per supportare una rinascita della nostra comunità e per fare in modo che il futuro sia un futuro migliore e più roseo. Dirigente scolastica Rosa Suppa, questa scuola diviene importante anche sul territorio grazie proprio alla premiazione di questo progetto, con il progetto Switch to Healthy, voglio ricordarlo, che promuove la dieta mediterranea e i suoi valori materiali e immateriali. Ricordiamolo, anche la dieta mediterranea è stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO. Quindi come riuscire a sviluppare una sana alimentazione all'interno di questo plesso scolastico? E soprattutto siamo contenti anche di questo premio che riconosce e afferma questa scuola anche a livello regionale. Sì, sono proprio orgogliosa e felice. Sono felice per il riconoscimento che è stato fatto ai miei bambini, alla mia scuola e alla mia città. E sono ancora più felice perché ha vinto una scuola del tempo pieno che mangia in questa scuola. Noi abbiamo delle cucine, dei cuochi e iniziamo da piccolissimi a far fare loro una corretta alimentazione, a renderli consapevoli anche del cibo, della sostenibilità del cibo, di tutte le loro conseguenze. Del resto il loro spot riguardava l'olio, ha vinto con l'olio d'oliva, sono ancora più felice di ciò. Dirigente, un'ultima domanda in conclusione: la scuola ci sarà anche l'anno prossimo per il progetto e per il concorso della regione? Ma sicuramente, anzi speriamo proprio di bissare il premio, sicuramente. Quest'anno abbiamo partecipato con 5 progetti, 2 sono stati premiati, sicuramente l'anno prossimo cercheremo di estenderli in tutte le classi perché tutti possano realmente partecipare. L'alimentazione è importante, è importantissima, abbiamo la fortuna e ringrazio per questo gli organizzatori sia della Switch of Health e della Regione Campania per averci dato questa bellissima e importante opportunità. Lucia Grimaldi, insegnante estremamente attiva in questo plesso scolastico che ha promosso e diffuso anche le finalità del progetto Switch to Healthy e della sana alimentazione. Un orgoglio per questa scuola anche riuscire a vincere parte di questo progetto con questo concorso Inventa il tuo spot. Lucia, cosa puoi dirci al riguardo? Come si è sviluppata l'idea anche di questo progetto e soprattutto anche il ruolo dell'educazione? Come promuovere negli alunni i valori della dieta mediterranea? Certo, Domenico, grazie. Sì, noi siamo particolarmente orgogliosi di aver vinto proprio con questa tematica, quella dell'educazione alimentare e dell'educazione all'ambiente, inoltre poi coniugata con le nuove tecnologie, che ovviamente sono il linguaggio di queste nuove generazioni. Quindi per loro girare uno spot è stata quasi la cosa più naturale del mondo. L'abbiamo costruito insieme, ma la cosa bella è che noi l'abbiamo costruita partendo dalla nostra vita quotidiana. I nostri alunni, che oggi frequentano la seconda elementare, non hanno mai portato merendine che non
non siano sane, e quindi per noi questa è la normalità, mangiare sano anche a mente è quello che cerchiamo di inculcare a questi bambini, perché sappiamo bene, oggi lo dicono tutti, che siamo proprio quello che mangiamo, e quindi una corretta alimentazione sicuramente ci aiuterà in futuro ad avere meno problemi di salute. E devo dire che loro hanno solo 7 anni, ma questo lo hanno interiorizzato benissimo, e voglio ringraziare in modo particolare anche le famiglie, perché chiaramente con la collaborazione delle famiglie e i lavori, tutto il nostro lavoro non viene vanificato. Lucia, il progetto Switch to Healthy, come hai avuto modo di accennare, vuole promuovere le nuove tecnologie e il digitale anche per la promozione di valori importanti. Come si è sviluppata questa idea nella scuola e come è stata accolta dai ragazzi? L'idea dei ragazzi è stata accolta molto favorevolmente. Per loro è stato normale parlare di questi argomenti, perché noi ne parliamo quotidianamente, e poi insieme abbiamo pensato anche a come costruirlo, come montarlo. Ovviamente non l'hanno fatto loro tecnicamente, però le idee sono state sicuramente tutte loro. Loro hanno costruito tutto quello che c'è dentro lo spot, hanno procurato il materiale per lo spot a partire dalla frutta. Devo dire la verità, le patatine le ho comprate io e dopodiché sono state buttate via. Grazie ancora all'insegnante Lucia Grimaldi.